Buongiorno, sono l'ingegner Michela Santon, sono esperta in materia di risparmio energetico e certificatore energetico della Liguria e della Lombardia. Cercherò in queste slide di illustrarvi cos'è l'attestato di certificazione energetica e quando questo deve essere redatto. L'attestato di certificazione energetica degli edifici è un documento che, in base al grado di isolamento termico dell'involucro edilizio, quindi delle pareti, delle finestre, eccetera, in base all'efficienza dell'impianto di riscaldamento, mi indica la classe energetica dell'appartamento in esame. Il certificato energetico quindi mi dà un'indicazione qualitativa su quanto mi potrebbe costare riscaldare il mio appartamento o la mia casa. Possiamo fare quindi un paragone con le classi energetiche degli elettrodomestici. Una classe energetica elevata, A o B, è correlata a una casa con efficienza energetica migliore e quindi con un minor consumo per il riscaldamento, quindi con una bolletta più bassa. Una classe energetica bassa, F o G, corrisponde a una casa efficientemente con un'efficienza energetica inferiore, quindi con un consumo maggiore per il riscaldamento e quindi con una bolletta del gas molto più elevata. Vediamo come sono fatti in Liguria gli attestati. Il fronte dell'attestato di certificazione energetica è così fatto e oltre al numero di certificazione energetica, alla data di rilascio, alla data di scadenza e alle principali informazioni dell'edificio, troviamo l'indice di prestazione energetica globale. È l'indice che troviamo anche attualmente negli annunci di vendita e di locazione degli appartamenti ed è quello che mi dice appunto quanto è efficiente la mia casa. Vediamo che vi è una freccia rossa che indica la situazione attuale e una freccia verde che è la situazione energeticamente arrivabile facendo determinati interventi migliorativi. Il retro invece indica, nel retro troviamo gli indici parziali, troviamo quello dell'involucro, quindi relativo solo alla scatola casa, l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale a destra e quindi relativo al solo impianto di riscaldamento. L'indice infine di prestazione per l'acqua calda sanitaria, che è quello diciamo lineare. Anche qui vediamo sempre le frecce rosse e frecce verdi, situazione attuale, situazione raggiungibile. E importantissimo è questa la schermata diciamo con gli interventi consigliati. Questi sono interventi che portano diciamo a un'efficienza energetica maggiore, quindi al raggiungimento di classi energetiche superiori, ma sono solo interventi consigliati, non sono obbligatori per il proprietario. Ecco. Ora abbiamo visto cos'è il certificato, come è fatto, vediamo adesso quando è necessario redigerlo. Oltre all'obbligatorietà di redigere l'ACE quando si richiedono determinati incentivi fiscali, è obbligatorio averlo in caso di vendita e locazione. La legge regionale è la 22/2007 e l'articolo dice quando deve essere esibito e consegnato è il 28 bis. Ora lo leggiamo. Il comma 1 dice: in caso di offerta in vendita o in locazione di edifici o di unità immobiliari, l'attestato di prestazione energetica o copia fotostatica dello stesso deve essere mostrato al potenziale acquirente o al conduttore.
In caso di vendita o di locazione di un edificio o di un'unità immobiliare prima della sua costruzione, il venditore o il locatore, in deroga a quanto disposto dal comma 1, fornisce una valutazione della futura prestazione energetica dell'edificio. In tal caso, l'attestato è rilasciato alla fine della costruzione dell'edificio o dell'unità immobiliare. Comma 3. L'attestato di prestazione energetica relativo al bene che forma oggetto di atti di trasferimento a titolo oneroso deve essere esibito al notaio all'atto del trasferimento stesso e consegnato contestualmente all'acquirente. Comma 4. Copia fotostatica dell'attestato di prestazione energetica deve essere consegnata al conduttore al lato della stipulazione del contratto di locazione. Comma 5. In caso di offerta in vendita o in locazione, l'indicatore di prestazione energetica globale che figura nell'attestato dell'edificio o dell'unità immobiliare deve essere riportato in tutti gli annunci dei mezzi di comunicazione commerciali. Vediamo ora le sanzioni. Per il venditore, l'alienante a titolo oneroso che non ottempera gli obblighi di cui all'articolo 28 bis, commi 2 e 3, incorre nella sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 10.000. Per il locatore che non ottempera gli obblighi di cui all'articolo 28 bis, commi 2 e 4, incorre nella sanzione amministrativa da euro 500 a euro 5.000. Io ho finito, grazie per l'attenzione.